Le cronache ci restituiscono oggi un grave lutto nel mondo del lavoro. Una ragazza è rimasta impigliata in un macchinario tessile ed è deceduta giovanissima. È l'ennesima morte sul lavoro, che non è casuale, non è riferibile soltanto al contesto di quel laboratorio artigianale. Il numero dei morti sul lavoro deve interrogarci sul perché sono così tanti. Sicuramente è venuta meno una attenzione alle ispezioni sui luoghi di lavoro, per cui se le normative vengono disattese, se viene disattesa da parte dello Stato un'attenzione sulle regole di sicurezza, è perché è voluto, perché politicamente è stato necessario farlo, secondo alcuni, per poter garantire ancora meglio, ancora di più i posti di lavoro. No, così si è garantito di più il profitto e si sono garantite più morti. Sarebbe stato invece necessario potenziare gli ispettori del lavoro. Ad esempio, gli ispettori del lavoro si contano in Italia in misura di circa 4.500, dovrebbero essere circa 6.500, ma l'INAIL, che è l'istituto che più di altri nel nostro ordinamento dovrebbe presidiare i posti di lavoro per vedere e assicurare alla normativa di sicurezza ogni impianto produttivo, ebbene l'INAIL conta qualcosa come 246 ispettori ed è una cosa ridicola. Allora, quello che manca non è soltanto il controllo, è che nel depotenziare il controllo, eliminando il numero degli ispettori del lavoro, a partire anche da quelli delle ASL, che sono adesso all'incirca 2.000, quando nel 2009 erano oltre 5.000, ebbene, eliminando le figure degli ispettori, è stato come un voler dare un segnale ai sistemi produttivi che avrebbero potuto tranquillamente fare a meno dei presidi di sicurezza, perché i presidi di sicurezza costano e la produzione senza presidi di sicurezza garantisce maggiori profitti. Dunque, le morti del lavoro e sul lavoro non sono casuali, sono scelte politiche criminali e scellerate. Occorre ripristinare la correttezza dei sistemi produttivi all'interno dei sistemi di sicurezza che esistono, che devono essere applicati e qualora non vengano applicati devono essere sanzionati. Deve essere sicuramente più remunerativo applicare i sistemi di sicurezza che lasciare invece nelle maglie nei rulli di un ordito, il corpo di una giovane donna di 24 anni.